Benvenuti amici telespettatori ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Quest'oggi siamo in un comune della provincia di Campobasso caratterizzata dalla passione per uno strumento tradizionale molto popolare che è la zampogna. Indovinate un po' dove siamo? Siamo a San Polo Matese in occasione della 16ª rassegna Zampognari d'Italia. Venite con noi in questa puntata di Viaggio in Molise per conoscere da vicino tutti i protagonisti. Venite con noi! In compagnia di Franco Sacco, vicepresidente dell'Associazione Culturale Zampognari del Matese, in compagnia di una fantastica schiera di zampogne realizzate proprio da lui, e non solo in versione appunto grande ma anche in versione minima, questo poi ve ne parliamo tra un po'. Allora, come sta andando? La giornata è iniziata alla grande con la musica e con tanti partecipanti che stanno arrivando da ogni parte d'Italia. Sì, è iniziata bene la mattinata. Anche il tempo ci accompagna e quindi stiamo aspettando i gruppi che vengono un po' da tutta Italia. Niente, fra poco inizierà tutta la manifestazione. Ecco, una bella unione che appunto viene portata avanti in onore di questo bello strumento tradizionale, ricordiamo la zampogna, ma anche abbiamo lì la ciaramella. Questi strumenti, come abbiamo appena detto, sono realizzati proprio da lei in persona. Diciamo, quanto impegno richiede intanto, sicuramente una conoscenza approfondita dello strumento, ma anche proprio quanto tempo impiega a realizzarne una? Diciamo che c'è il tempo necessario, se si vuole fare uno strumento ecco, affidabile, buono, una quindicina di giorni si riesce a farla, perché oltre a realizzarla poi la devi anche accordare, si devi costruire le ance, si deve stabilizzare, per cui ci vuole un po' di tempo perché suoni bene. Ecco Franco, lei a spalla ne ha una, le andrebbe di raccontare ai nostri telespettatori come è composta questa zampogna, che ricordiamo è uno strumento famosissimo della nostra bellissima regione. Ci descriva un po' ecco, le componenti fondamentali, come viene assemblata? Sì, allora diciamo che questa è la testata. In questa testata vengono inserite queste canne questa sulla destra è la canna melodica e si chiama ritta perché viene suonata con la mano destra, ciò si chiama ritta. Questa più lunga si chiama manca perché viene suonata con la mano sinistra. In questa testata poi viene introdotta dell'aria attraverso questo sacco, questo per far sì che tutte e tre le canne, anche la quarta, suonino tutti in contemporanea, quindi affinché il suono ecco, sia continuo, e quindi suonano tutti insieme le canne. Questo è l'insufflatore, quindi da qui si manda l'aria, quindi ecco, si fa in questa maniera, si soffia, si riempie il sacco, per cui l'aria poi viene tutta convogliata in questa testata, e poi attraverso, internamente ci stanno delle le ance, l'ancia doppia, adesso ve la faccio vedere. Eccola qui, quindi l'aria entrando nella testata attraversa questa ancia e la fa vibrare e produce quel suono che noi conosciamo. Molto bene, allora noi approfittiamo della sua pazienza anche per sentirla suonare, perché noi sappiamo che lei è un abilissimo musicista in tema di zampogna, uno dei più bravi nel Molise, per cui l'ascoltiamo con piacere. Prego. Eccoci in compagnia del signor Mario Zucchegna, che tra le sue mani ha uno strumento un po' particolare. Allora, signor Mario, che cos'è? È uno strumento arcaico, la totara, praticamente una corteccia di nocciola che è arrotolata, si taglia e alla punta porta l'ancia, un'ancia doppia.
e in pratica in ultimo viene chiusa con una punta di spine, uno strumento antichissimo, e noi vantiamo questo strumento, vantiamo il principio dell'ancia e abbiamo fatto anche degli strumenti nuovi, le totare nuove che rimarcano il vecchio strumento. Ecco, ricordiamo che voi provenite da Montenero Valcocchiara, sì, nello specifico. Provincia di Isernia, questi sono i miei nipoti Emanuele e Francesca e praticamente sponsorizziamo questo strumento. Ecco, lei appunto tra le mani ne ha uno, diciamo, un po' realizzato molto artigianalmente. Tutto artigianalmente questo. Invece quest'altra è un'altra versione. Se mi legge un attimo questa. Allora, in pratica dalla totara originale abbiamo fatto la totara gigante, che è uno strumento nuovo questo qui, che rimarca il vecchio strumento. Poi abbiamo fatto uno strumentino piccolo, si chiama il totarotto, che praticamente suona senza buchi. Non ha buchi, ha solo lo spiato. Ecco, diciamo il suono come viene riprodotto, nel senso... Riprodotto a indusione, praticamente come lo tocchi ti cambia le note praticamente. E cerchiamo di suonare e sponsorizziamo la totara di Montenero Valcocchiara. Diciamo che è uno strumento che è stato tramandato da generazione in generazione. Sì, veramente me lo faceva mio nonno questo qui, lo faceva anche mio padre, l'originale questo. Io poi ho protratto questa cosa insieme con i miei nipoti praticamente. Sì. Veramente abbiamo avuto un sacco di riconoscimenti. Anche Scapoli 2 anni fa ci ha rilasciato una targa in argento dove ci ringrazia per le totere e le abbiamo donate al Museo di Scapoli. Oggi siamo qui a San Polo perché ci hanno invitato e automaticamente stiamo qui. Bene, ma noi a questo punto siamo curiosi di sentirvi suonare la totara, per cui mi raccomando, insomma, è uno strumento difficile da suonare? No, non tanto, difficilissimo, da imparare però. Difficile da imparare. Vai, allora vi lasciamo suonare, prego, a voi musica. Ed eccoci qui ancora alle iscrizioni di questa 16ª rassegna Zampognari d'Italia. Siamo con il signor Raffaele, e lei da dove viene? Colliano, provincia di Salerno. E qui giunto per questa bella, diciamo, per questo bel evento? Sì, dopo 25 anni ho venuto di nuovo a questo evento che è favoloso. Ecco, lei è rientrato, anche lei, diciamo, imbraccia una zampogna. Da quanto tempo suona? È una vita. C'aveva 10 anni quando ho cominciato. E come ha imparato? Dagli antenati, dai genitori. Rientrare qui e vedere tante persone che come lei sono appassionate, comunque è una bella emozione. Mi fa piacere, pensavo che eravamo pochi, ma mi fa piacere che ci sono giovani che apprendono ancora a suonare la zampogna. Eccoci in compagnia di 3 telespettatrici di Viaggio in Molise, da Colli e da Castelnuovo, hanno accompagnato qui i loro mariti con le zampogne, ci dicevano che seguono sempre Viaggio in Molise. Dappertutto, a parte la trasmissione, ma seguiamo i mariti dappertutto, non li lasciamo soli. Ecco, mai lasciare soli i mariti. Ecco, lei ci stavate dicendo appunto che avete seguito tutti gli appuntamenti di Viaggio Molise, insomma è una, in qualche modo una trasmissione che vi fa compagnia? Ci piace la trasmissione che fai. Bella. Siamo alla poltrona ogni giorno, no? Fatti i servizi, ci sediamo e guardiamo Tele Molise con piacere, speriamo che rimanga per sempre. Allora seguiteci tutta l'estate, mi raccomando. Certo, tanti auguri per le trasmissioni, complimenti.